dentro me e nascondi quegli occhi rossi se pensi a me. Annabella, questo è per te, Annabella Teschio. Applausi. Ma se ti stringe le mani, respira più forte dicendo che l'ami. La sua vita è più bella da quando ci sei. Ti fa male se un giorno parlando di noi hai una lacrima ancora per me. Non dimmi mai che il vostro non è amore, è senso senza cuore. E ti fa male se ti vuoi baciare di vicino al mare. E tu stringendo a volte ti sorridi, ma perché rimpianto. E quel momento per le vie del cuore ti sto camminando. Nemmeno io ti voglio dire amore come sto soffrendo. Ma la grazia Modola, questo è per te. Di quante volte penso in piena notte e parlo singhiozzando. Mi faccio male con i tuoi ricordi, voglio cancellare. Scendiamo al piano terra. Soave, palato si sale. Suo vestito, i vamos. Arriva, 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 arriva. Li ha resi un po' musci, un po' così, fammi un la minore così, così. Allora, un mi maggiore. Anche la curva qua, voi che dovete essere quelli là più attivi. Dove sta? Oh! One, two! Bravo, ok! Adesso, l'ultima volta e poi balliamo sulle colonnettere. Oh, questa è quella la decisiva. E quella la decisiva. Oh! La presa! Bravi! Allora, adesso una ballata insieme con le nacchere così. Tu con il drappo e tu, diciamo così, con le nacchere in mano. Non mi sento! Bravissimi! Un applauso ai nostri sposi! A Massimo! Baciamo le mani. Chi se invece non mi ha fuso a Massimo e non app camorrista. Ah, abbiamo un professionista. Giovanotto, è da dove?
Signor Dorsi, venga con noi. Venghi, venghi. Bravo! Allora, ti chiami? Giuseppe. Giuseppe, fatti vedere il tuo volto anche senza cappello. No, il cappello ti serve per fare il pacino. Io sentivo starnazzare. Allora, Giuseppe, e ci dici la formula magica. Baciamo le mani. Ho detto e ho fatto tutto questo perché ad un certo punto tu lo dovrai dire all'artista che sta venendo apposta per noi dopo aver girato diversi teatri. Allora, ha girato il Salotto di Santa Maria del Popolo, perché ieri gli abbiamo fatto due prove per sviluppare bene. Se la cavicchia perché ha le prime armi, però già sta girando diversi teatri. Molte, ha già molte scritturazioni, come si dice così? E io torno, anzi, mi metto lì per accompagnare un maestro, anzi, gli preparo pure già le Gio. Che ci suonerà il padrino. Giuseppe, vieni qua, vieni con me. Sali anche tu. Ad un certo punto, quando più sentirai il bisogno di dirlo. Fare, fallo presto. Agirisci una causa, perché è successo mangia picciù. Chi è stut? Chi è stut? Mi domani, chi è stut? È successo che mangia picciati, sono galupi. A regina il lupo no, chi è stut? Stiamo a Roma, è tanto tempo fa. Nerone, bravo. Allora, io prima abitavo a Tronunzu, poi a casa Picciù, e giù da Pompei. Sottotitoli alla pagina 777 di Televideo. Roma 64 d.C., Nerone ha incendiato Roma. Adesso si è Picciù, si è incendiata la loro domus aurea dove abitavano e si sono trasferito, ma c'è trasferito. Ha già piato un baraccone, ma c'è portato un aggiunto tra Tronunzut e Pompei. E come siete venuti da Roma fino a questa città alle falde del Vesuvio? A per, chi tocca? Via Maria! Maria! E comunque... Che cosa è successo quando stavo a Pompei? È scoppiato il Vesuvio. In che anno? Anno? Del 74 più o meno. Fuoco? Fuoco. Perché si è fuoco. Fuoco. 79. 79, vabbè. 79. Il pubblico. Un applauso. Poi sono andato a casa del primo episcopo. Come si chiamava il primo episcopo di Napoli? Allora, fermo. Allora, spieghiamo bene la dinamica. Questo si è picciato
da Roma, 64 d.C., si è trasferito a Pompei e si è appicciato pure là, a Pompei con il fuoco del Vesuvio. I mappicci sento focus. C'è qualcuno che è appena arrivato, non sa come ti chiami. Chiamo Maria la Lupanara. Detta la Lupa. Perché di Roma, non per altre cose. La Lupa. Allora, da Pompei si è trasferita a Napoli e andava ad aprire un'altra casa. Una casa aperta. Sì, sì. È chiusa, non era aperta. Non era aperta. No. Però nel frattempo, mentre non apri questa casa, dimori a casa di una persona. Chi è? O prima biscupi di Napoli, come si chiama? Azzeccato. Un applauso. Basilicollo. La basilico in italiano, traduzione basilico. No, in napoletano basilicollo. Allora, questo è un 5 meno, questo è un 5 meno, livello 1. Allora, e questo poi dove basilicola. Andiamo con la seconda. Voi la conoscete questa? Albicocca. L'albicocca in napoletano dovrebbe essere agrisombola. Bravo! E anche questo è andato. La carota. No, questo è difficile, quindi ce la riserviamo più là. Vabbè, lo ridono allora. Vabbè, origano, cominciamo a alzare la difficoltà. Non è andato con i suggerimenti. La reca. Vabbè, questo non vale. Allora, questo niente reca per la reca. La lupa terrà la reca per noi. Pezzemolo. Un po' trofino. E preso! Vuoi dire qualcosa? Inizia il livello più difficile. Vediamo se il nostro concorrente adesso da 5 meno meno è salito a 7 più. Siamo. E come si vedrà? Bravi! Allora. Aspetta, questo e poi questo. Questo l'ho indovinato, Aspetta, vai. Carota. Appassionata. No, è un genio! Qualcuno ha suggerito? No. Sicuro. Vabbè. Giuro. No, però questa è più facile, penso. Sì, no, questa è... Questa, diciamo, ancora sul livello della pastanaca. La sorba. A sorbola. No. Cioè mi indovina la pastanaca e non mi indovina la sorba. È un po' pezzotto. Ma dove c'è a te in interrogazione, per domani? Non la so questo. Si accettano i suggerimenti! No, mi sa che... Sopra! No, sopra! Che la sopra è nato! Sopra! Ok, un applauso per la sopra! Quindi Lupanara! Questo è l'ultimo! Questa è una delle più difficili! Sedano! Vabbè, dai. Zitti tutti! E laccio! No! Laccio! Vabbè, diciamo 7. 6 e mezzo.